Mi sembra un grande successo per questa manifestazione che per Arezzo è un'assoluta novità. Grazie mille, sì è vero, è la prima volta qua, devo dire la verità, un'ottima risposta, siamo molto contenti anche in realtà della location che abbiamo trovato qua con tutti questi fiori, è molto bella e convoglia un po' quello che è lo scopo del nostro evento, di mettere a loro agio le persone mentre fanno shopping con abiti usati. Assolutamente, qualche curiosità, intanto gli abiti da dove arrivano? Allora, abbiamo un fornitore in Olanda che consegna i capi alla nostra sede in Germania, perché l'azienda in realtà è tedesca, abbiamo adesso una biforcazione italiana, però comunque tutto va e torna dalla Germania vicino a Magonza. E le persone, gli acquirenti, come possono acquistare gli abiti? Al chilo, perché secondo noi comunque dà un po' di valore, cioè uno si rende conto meglio di quello che ha in mano, perché spesso e volentieri effettivamente coincide il peso con il prezzo, ha senso. È più divertente, è un metodo alternativo e comunque è una cosa che è nata a Londra, che abbiamo visto che funzionava e abbiamo portato avanti. Senti, pezzi particolarmente rari o insomma che magari non si trovano e che si trovano soltanto qua in questi 3 giorni? Allora, io vi dico la verità, ieri mi sono arrafazzata una giacchina di Dior. Così, a caso, l'ho trovata per terra che era caduta. Quindi no, in realtà allora, sincera, non è che uno arriva qua e trova tutta una rella di cose firmate. Il pezzo unico per tutti, qui dentro si trova il firmato o medio, quindi ce n'è per tutti i gusti in realtà. C'è un piccolo prezzo d'ingresso, però poi ovviamente appunto l'acquisto è libero. Sì, assolutamente, non abbiamo un minimo né massimo di acquisto e inoltre le persone possono venire qua a donare i loro capi e in cambio ai quali riceveranno uno sconto dal 10 al 30%. Quindi abbiamo anche questa cosa dell'economia circolare all'interno. Come dire, un rimando all'economia circolare, al rispetto dell'ambiente e a un sacco di ragazzi che vengono qui a scegliere dei vestiti che comunque hanno già caratterizzato un'epoca che appunto sono gli 80-90. Quindi un vintage, una fiera vintage in collaborazione con Casa dell'Energia e soprattutto la cosa bella è che oggi, visto anche la stagione e l'irradiamento solare, abbiamo la possibilità di alimentare tutto con energia rinnovata. Da Arezzo, allora, io vado a Milano, la mia collega è Gorizia, abbiamo Lucca, abbiamo Firenze, Brescia, Bolzano, insomma ogni settimana ci sono 2 vino chilo in tutta Italia. Quindi la vostra è una startup, giusto? Sì, tra poco faremo 6 anni, quindi in realtà un po' si esce, però sì, è un ambiente estremamente giovane e fresco, quello sì.